il nome e se eventualmente un soprannome. Un vostro, presentatevi. Se è possibile. Soprannome Vincenzo Lucrò. Nel 1937, si dice. A onde? Contrada Mordaci, Santa Trada. Quindi qua? Lassù. Nasciste poi qua? Sì. Frati eravamo? Eravamo cinque. Voi che siete più grande, più piccolo? Più piccolo. Più piccolo? Che coltivavo? Coltivavamo patate, fagiolo, castagni, tutte le frutti, poma. Magari tanto non mi avevo pensato che venivano di 200 kg come ora. 50 kg, 60 kg, 70 kg, che mangiavano tanto. Fessarino, non c'erano fave, caniglia, mangimi, non c'era. Ma stavo sempre, tutto? Sempre. Eppure un berno, c'era neve? Sì, mamma mia quanto nevicava tanto. Avevate anche animali? Allevavate? Sì. Ma chi? Crape, pecore? Crape, pecore, animali, vaccini, mucche. Tutto gli animali. Ma gli animali erano di vostra proprietà? Sì. O c'erano pecorari no, che avevano no, in gestione, diciamo? No, in no. Il terreno avevamo le colonie, da un principio di tempo. E gli animali li portavamo noi, li gestivamo noi, i mercati, che erano tutti, mia, mia patria, eccetera. I terreni erano i vostri o qualche terreno erano in affitto? Erano i nostri i terreni. E tutto così erano che avevano proprietà o c'era pure cosa passava meno per... C'era che dei pezzi e comandavano i di tanto, non è che comandavano come ora, tanto comandavano per dei pezzi grossi, vitali, eccetera. Ah, vitali? Aveva una proprietà dove non finiva mai. Cioè... La colonna tenevano due vaccarete che lavoravano con la rata a mano, una crapicetta che bevevano il latte dei figlioli. No, 200 come ora, 300, 500. Di che dimensioni erano le greggi? Cioè quanti capi, quanti animali erano mediamente ogni... Tanto c'erano poco perché non vivevano, perché dovevano vivere diciamo, con la terra. Ah, quindi i pascoli erano? I pascoli erano che di chi erano quando aveva 50, quando aveva 60. Avevano solo le pezze grosse, vitali, che avevano la proprietà, avevano le malassate. Pur qua su quando canta le proprietà. Ancora? Sì. E erano più capre o pecore? Qual era? Misti. Maggiormente di più pecorelli. E utilizzavate la lana? Sì, tanto ci vendiva la lana. Ah. Tanto la facevano, lavoravano, facevano vivere. Come dissimo già che impastavano, facevano... Ah, o battendieri che dissimo a Saguccio. Con la lana delle pecore facevano, con quello facevano. Cavando il barastro. Mi pare 2006. No, questa invece è prima. Ci dovevo che state mangiando. No. Per l'uomo che era scura. Minchia, mi ero caduto pure tanto il capelli. E pensavo che ero capellone. E mannaia. Guardate voi. E lupi? C'erano problemi per i lupi? O forse di meno? All'epoca che cresceva io non c'erano lupi. I lupi crescevano ora, pochi anni fa. Quindi se no non c'erano. Una volta a tempo prima di mia c'erano lupi, assai. Dice che c'era cui ammazzava e ci davano a... Ci davano un animaletto. Ci regalavano capo. Ci regalavano un animale. Ora poi si ingendarono i lupi, incominciarono a liberare e si ingendarono ora assai. Ora tutto chino di lupi. Vedete, ma la produzione, cioè il formaggio, i rocotti, li vendivano o era per consumo proprio? Il formaggio, il ricotto, il formaggio lo vendevano, il ricotto li mangiavano. Certo, perché sai, a trasportare, sennò a conservare. Il formaggio si vendeva. Ah.
vendiva. Perché... Ma io voi andavate voi a venderlo veniva con... Non c'erano i commercianti che venivano, solo pigliavano. E non è come ora che tutto il mondo dei supermercati è tutto formaggio. Tanto chido, si vendiva tanto. E che altro? Che avevate altro? Paniculo? Non facevo? Paniculo non ti facevo, ma... Mais? Quando lo mangiavamo, che quasi quasi... Serviva? Noi facevamo bravo. E qualche parte ci vendiva un po'. La fricote, per dire, i poveretti erano più bisognosi, perché era una terra secca. Sì, più povera. Il Vardigiano era una terra secca. E le vedevo che venivano, come ci vendete prima 20 kg di grano, tutti che dei panicoli, qualche cosa, perché non avevano produzione, avete capito? Canon tutto qua, perché c'era l'acqua, tanto facevano proprio. E l'acqua come la coglivo? Facevo canale, condotti, condotti, onde l'avevo le tube, come ora. E, certo. E quindi come facevo? Gli scavavo, che facevo una. Come si. Lo pigliavo monta la mamma, dai, e si veniva. Non è stata monta la mamma. E i animali a onde tenevo? Dove le custodivate? Ci facevano uno iazzo? Come erano? Gli animali che pensate che ne avevamo un capannone tanto? No, come che ci facevo? Ci facevo una però bella... liberi non erano, che cosa ci facevo? Erano soprattutto. Queste case di campagna che avevano, sotto mettevamo gli animali, oppure una casa di separata e tenevamo gli animali, insomma, andiamo avanti così. Ma no. Atterrata come facevo in una certa parte ce la facevo? No, non facevo mai atterrata. Atterrata per dopo lo usavano, lo facevano. E il tomberno che c'era neve, male, come si proteggevano? Il tomberno magari certe volte li spostavo. Spostavo? Li spostavo, ma poi quando... E a onde calavo? Ma calo poi vicino. A Roccaforte, sì, Roccaforte. E intastate che andavo più sopra? La state finiamo. Fino a onde eravamo? Poi da quando vedessi io quando avevo un bosco, della parte di Dapo. Ditemi la località, come vi ricordate? Coracu. Ah, Coracu, Coracu. E ci andava una erba che la chiamavamo noi in dialetto nostro luppino. Ah, sì, il luppino. E allora veniva così. Ci andavano lo luppino, i pastori ci davano lo luppino per gli animali e i pastori ci facevano la concima. Ah. Quello agli animali. Cambiamo. Ma c'era il cane, c'era il cane. E cambiamo. E facevano cambio. Ma erano più quelli che coltivavano o i pastori? Quanto erano più? Ma quasi che tutti i pastori erano calmi. Poche, avevano tutti i maletti. Poche, e come andavano tutti. Anche perché qua avevano male, insomma, si passava pure meglio, quantomeno. No. Ma noi ringraziamo a Dio, la roba la gettavano, però roba di casa, non mi certo. Pensate. La pasta la mangiavano una volta l'anno, facevamo tagliarini noi, chiamavamo tagliarini. E facevamo la Maiorca, la chiamo Maiorca. Grano. È un grano, una qualità di grano. Una qualità di grano, il grano andava la sera, che da barba. Che da Maiorca che facciamo noi, era senza sera, la chiamavamo Maiorca. E carne? Carne mangiavo più spesso però. Ma che andavamo a mangiare e carne? E gli animali? Quindi ammazzavamo per un animaletto. Carne mangiavamo tanto. Ora facciamo cominciare a fare feste, quando andavamo le pecore, una grande festa, ma ci ammazzavano una pecora, tanto non ammazzavano due pecore. Che domandata, ma che domandata la fame che c'era. Tanto i cristiani si ammazzavano con un trono, un pezzo di terra, mi vanno colonie, mi imbuscano qualche cosa. Colonie, sopra terra, terra in lauci. Sì, non ce la coltivano e ce la coltivano. E come erano spartuti i prodotti? Quanto ci davano? Un terzo, un quinto? Lo terzo ci restava. Lo padrone aveva a mantenere la seme, aveva a mantenere le buoi per me lo lavorano. E ci davano, lo colone pigliava lo terzo. A proposito di grano, ma c'erano mulini in zona? Sì. E più vicino qual era? Questo Colella. Colella? Ora è sotterrata. Quindi da calavo Da calavo immaginavo.
non volevo d'acqua a pietra, era già solo le chiavi. Mangiavano certe volte quando lo pestavano, che non ci tagliavano, che le pietre, mangiavamo terra. Certo. Mangiavamo terra. Siccome quando non ci tagliavano, usavano con un martello, sai, che pestavano, già, ci facevano denti per me. Come immaginamento. Per me immaginamento. Che domanda.